Amici di Battista 71, oggi vi presento Vivo V23 5G, o anche detto Camaleonte, perché, come potete vedere, ci sono i segni delle mie dita sulla cover. L'abbiamo esposto al sole, il colore originale è quel giallo che vedete, quel giallino, diventa azzurro quando è esposto al sole. Se voi lasciate qualcosa appoggiato sopra, come vedete, c'è il segno delle mie dita. È una cosa un po' particolare, carino, è una vernice molto particolare che ci consente di avere questo effetto. Vabbè, volendo potete fare anche altri effetti, potete metterci su dei pezzi di carta, scrivere il vostro nome. Vabbè, comunque dopo un po' ovviamente ritorna al colore originale, come vedete pian pianino sta riprendendo tutto lo stesso colore. Comunque, bando alle ciance, questo terminale costa 549 € nella versione 12256, ovviamente è una 5G. Un bel display AMOLED 90 Hz HDR 10 Plus, 6 pollici e 4, per cui anche abbastanza contenuto. Peso molto leggero, 179 grammi. On board abbiamo Android 12 e la Fantouch 12. Processore MediaTek Dimensity 920 a 6 nanometri, che devo dire rende davvero molto bene. Una tripla fotocamera da 64 più 8 più 2, che ha una discreta resa, abbastanza bene con poca luminosità, le macro a volte sono leggermente imprecise, però devo dire che è una buona fotocamera. La particolarità è la dual cam frontale da 50 più 8 wide e ultra wide, che ci consente di ottenere dei selfie anche grandangolari con un'ottima definizione. Purtroppo l'audio è solo mono, è abbastanza potente, ma è solo mono, e poi dopodiché abbiamo wifi, bluetooth, gps, nfc e usb type c 2.0. E una batteria da 4200 mAh che ci consente di arrivare a sera anche con un uso piuttosto intenso. Comunque, nel caso abbiamo un fast charging a 44 watt che praticamente in tre quarti d'ora diciamo carica il telefono. Il display di cui vi parlavo, colori ben equilibrati, ha una buona luminosità, devo dire un bel display. Andiamo a sentire subito la parte telefonica in cui non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema come ricezione. Gestire tutto online? Scaricala e per qualunque domanda accedi a. Insomma, come avete potuto sentire, l'audio non è assolutamente niente male, solo che magari per 549 € un audio stereo non avrebbe guastato. Andiamo a sentire il nostro solito ambito musicale. Come dicevo, assolutamente la potenza non difetta. Abbastanza buono, Video ripreso in ha 4K una buona con Vivo 23 definizione, 5G. non molto Veloce batteria stabilizzato, solo. diciamo traballa un attimino, ma diciamo si può Battery troppo se anche, già è ne hai. abbastanza accettabile. Passiamo alle foto, abbiamo fatto varie foto, sia 64 megapixel, davvero molto ben definita, che è in modalità normale e grandangolare, e lo zoom anche 2x, che devo dire ha una buona definizione anche nel fogliame. Le macro a volte, come vi dicevo, sono un po' imprecise, a volte meglio, a volte peggio. Qui abbiamo fatto altri esperimenti sempre con la stessa cam. Qui ad esempio la macro è venuta decisamente meglio, c'era una luminosità ottimale, anche qua questo fiore particolare è uscito bene. E qui abbiamo provato la selfie cam, devo dire molto ben definita, si vedono pure le mie sopracciglia che sparano ovunque, oppure in modalità grandangolare per riprendere un panorama più ampio. Qui poi abbiamo provato la modalità notturna, devo dire non è assolutamente niente male, eravamo al tramonto e devo dire che la definizione non è. C'è poco rumore digitale, devo dire, o quasi assolutamente nulla, per cui devo dire una fotocamera da vivo. Come ben conosciamo, abbiamo delle fotocamere davvero ottimali per questo marchio. Ad apprezzare questo bel display. Colori belli vivi, ma comunque naturali, senza una particolare saturazione. Anche qui l'audio, vi dicevo, è solo mono, ma la potenza assolutamente non difetta. Dicevo, buona luminosità. Vedere
caratteristiche. Il processore, tra l'altro, spinge fino a 2,5 GHz, per cui assolutamente niente male. E nel complesso, è un terminale che ci è piaciuto, ci ha soddisfatto. Ora ha riacquistato il proprio colore normale. Come vi dicevo, dopo un po' di tempo ritorna nella sua colorazione normale. Però questa cosa del cambio colore è una cosa molto originale. E devo dire che a volte può essere anche divertente per fare degli scherzi agli amici. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. With their nails done now.